Inizia a fare caldo, dobbiamo bere di più. In verità, dobbiamo bere sempre tanto. Scopriamo insieme quanta acqua ci serve e come farci aiutare dalla tecnologia per bere. Ciao, sono Vanessa, consulente nutrizionale e naturopata e mi occupo di educazione alimentare. La mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio. E oggi parliamo dell'importanza di bere regolarmente durante la giornata. L'acqua è un bene prezioso per il nostro corpo. Regola la temperatura corporea, lubrifica i tessuti dei polmoni, degli occhi e della pelle, aiuta a digerire e favorisce l'eliminazione delle sostanze di scarto. Ma quanta acqua dobbiamo bere? Se è poca, siamo disidratati e il nostro corpo è senza un elemento fondamentale. Ma se è troppa può far male, soprattutto se si pratica sport. La quantità giornaliera varia con il clima, lo stile di vita, il peso e l'alimentazione, ma indicativamente intorno ai 2 litri al giorno va bene. E voi, avete mai provato a vedere quanto bevete veramente ogni giorno? Tutti i giorni? Ok, allora ecco un modo per controllare la nostra reale idratazione. Tenete un diario dell'acqua. Fate una bella tabella settimanale dove scrivete giorno per giorno quando bevete fuori pasto e a pasto. Iniziate a scrivere ma non pensate a bere di più adesso. Nella prima settimana bevete normalmente e scrivete solo la quantità. Per i più tecnologici potete scaricare una di queste app gratuite per bere di più. Ce ne sono tante, sono divertenti con suoni strani e tengono il conto e vi ricordano che è ora di un bel sorso d'acqua. Se avete un iPhone, la mia preferita è Promemoria per bere acqua. Se avete un telefono Android come me, io uso Hydro Coach. Bene. Adesso che avete fatto il diario, dopo la prima settimana guardate la somma e aumentate di un bicchiere a settimana fino ad arrivare ai famosi 2 litri. Fatto! Importante, bere sorseggiando, se no correte solo in bagno ma non vi idratate. Meglio se acqua naturale e a temperatura ambiente, soprattutto se fate sport. La nostra energia va impiegata nei muscoli e nella concentrazione e non nello stomaco per digerire gas o scaldare acqua. Utilizzate le bottigliette da mezzo litro. Psicologicamente è più facile, specie se bevete poco, perché la bottiglia grande da 2 litri vi scoraggia. Trovate un esempio di diario dell'acqua e altri articoli nel mio blog e tutti i video nel canale YouTube. Per seguirmi cliccate mi piace sulla pagina e se volete fare domande scrivetele qui sotto nei commenti o sul mio sito. Arrivederci al prossimo video e buon appetito a tutti!